Quando si lavora nel superiore, per il superiore interesse e il bene del Paese, bisogna trovare una sintesi, sempre che ci sia un atteggiamento responsabile. Non si piantino bandierine ideologiche, ma si lavori concretamente per trovare delle soluzioni. Questa è una fase molto importante. Il Paese deve affrontare una piena ripartenza, anzi ne approfitto ancora una volta. Cultura e spettacolo, dobbiamo far saltare i limiti di capienza. Abbiamo chiesto il Green Pass e allora che ripartano senza limiti di capienza, sale, concerto, cinema e teatro. Ripartiamo tutti insieme e programmiamo quindi quelle che sono le misure che ci consentiranno di rendere questa ripartenza robusta, solida, di far correre il Paese. Abbiamo tutti gli strumenti per correre, abbiamo una cospicua dote finanziaria e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dobbiamo lavorare per una maggiore occupazione, è una notizia importantissima questa che ci dà Banca d'Italia, 830.000 nuovi lavoratori e quindi anche rispetto al pre-pandemia stiamo andando molto forte, una ripresa molto robusta, però la dobbiamo accompagnare anche con una qualità del lavoro. Ecco perché dico che il salario minimo è una battaglia storica del Movimento 5 Stelle, adesso è il momento di realizzarla. Ci sono circa 4 milioni di lavoratori che prendono veramente delle paghe, in busta paga, delle misere, dei miseri salari. Non possiamo scendere, adesso ne discutiamo intorno a un tavolo, ma insomma scendere al di sotto dei 9 euro per ora, addirittura io sto girando il territorio. Mi dicono e mi hanno detto che ci sono salari da 3, 4 euro, 2, 3, 4, 5 euro. È una vergogna. Però sul Green Pass, per esempio, abbiamo visto che la Lega ha una posizione ondivaga, ancora oggi, nonostante i nostri appelli, non si comprende quale sia la posizione ufficiale della Lega. Da ultimo abbiamo scoperto che anche per il completamento della campagna vaccinale c'è stato un appello da parte del leader Salvini alla libertà di coscienza. Dobbiamo stare però attenti, c'è un limite oltre il quale, quando si tratta di mettere in sicurezza il Paese, la libertà di coscienza dei parlamentari diventa libertà di incoscienza, di fare ognuno per la sua strada e andare ognuno per la sua strada, e questo non è accettabile. Beh, lei lo vede, insomma, ci sono tante persone, le altre tappe di quest'oggi anche sono state molto affollate, ma io dico sempre, non è un tour elettorale, è un confronto, è un itinerario di confronto con i cittadini, c'è tanta voglia di partecipazione, c'è tanta voglia di partecipare, mi fanno domande, mi chiedono anche spiegazioni, mi chiedono, soprattutto c'è tanta speranza di costruire un'Italia migliore. Oggi è una giornata importantissima per il nostro territorio, che ha vissuto per decenni la non attenzione da parte della politica nazionale. Oggi per la città di Sora è un momento strepitoso, un momento importante. Abbiamo un ex presidente del Consiglio, capo politico oggi del Movimento 5 Stelle, che sta girando tutta l'Italia per parlare con voi cittadini, con voi tutti che avete mille problemi, e quindi ascoltarli di persona, girando ogni tappa, ogni provincia, ogni capoluogo, ogni paese come la nostra piccola cittadina, che oggi ha l'attenzione, un'attenzione importante di personaggi che possono quindi dare lustro anche alle piccole realtà. Oggi per noi è un momento veramente emozionante, noi cittadini di Sora, la città è pronta ad ospitarlo, c'è tanto movimento intorno a noi, c'è tanta gente che lo aspetta, e quindi noi lo acclameremo e quindi sarà una giornata bellissima.